Purtroppo devo portarvi brutte notizie, perché quello che hanno deciso l'hanno deciso, quindi l'ospedale di Alpi sarà risolto a pronto soccorso semplice. Questo vuol dire che purtroppo i servizi collegati a via stabilmente di circolazione, cardiologia, purtroppo credo che non avranno futuro, e quindi questo dobbiamo volercene. Assessore Guido Chiazza, siamo andati in provincia dove c'era la presidente della provincia, Rita Rossa, c'era la giunta regionale al completo del presidente Chiamparino, il vice Reschigna, l'assessore Saitta e così via, l'assessore De Santis. Con l'assessore De Santis e col presidente Chiamparino abbiamo fatto un ragionamento sulle terme, sembra che le cose stiano andando come devono. Sta raccogliendo il Presidente, sta raccogliendo tutti i dati, tutte le informazioni per poter procedere poi a un nuovo bando che sarà al più presto, sulla base però non di aspettative così immaginarie, ma su fatti concreti, sulle proposte che i vari imprenditori faranno. Poi si è parlato della crisi degli ospedali, io la chiamo crisi perché questa scelta scellerata ha determinerebbe un omicidio civile sanitario della zona della Quese. Chiudendo il DEA vuol dire che verranno meno tutti i servizi ad essa collegati. Ma è stata intelligente la proposta del nostro assessore Guido Chiazza, che diceva: va bene, se vi piace fare così, non chiamarlo più DEA, ma pronto soccorso e lasciarlo, purché ci rafforziate nelle altre funzioni? E allora vuol dire rafforzare la cardiologia, rafforzare l'oncologia, rafforzare la rianimazione. Ecco, allora a questo punto qua davvero possiamo pensare di accettare questa scelta regionale, che al momento, scritta com'è, è soltanto una scelta scellerata che sta a indicare la morte civile e sanitaria della zona della Quesa. È una cosa che noi non accettiamo, stiamo già facendo insieme al Comune di Tortona un ricorso al TAR, stiamo facendo una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale, l'ospedale ricordiamoci che così strutturato è stato fatto nel 1998, quindi è una cosa recente, e stiamo realmente pensando di mettere in atto manifestazioni ancora più forti, perché possiamo giocare su tutto, ma non giochiamo sulla sanità, sulla salute dei cittadini.